Ragazzi, lo scherzo di un nuovo video. Oggi parliamo sia di Napoli, Ajax che di Inter Barcellona. Io partirei da Inter Barcellona, non le ho viste nessuna delle due, sicché senza perdere un chiacchiere partirei da Inter Barcellona. Ho visto solo gli highlights. Inter Barcellona 3-3, diciamo un bel pareggio, ci sta. Diciamo che è il Barcellona, ci sta per l'Inter, non direi più, è stata fortunata il Barcellona a fare questo pareggio. Allora, partiamo a analizzare, diciamo, i tre gol. Analizzare i primi due, i due gol normalissimi, secondo me. Il gol dell'Inter, il secondo, invece, è stato molto fortunoso perché doppio palo di Lautaro Martinez e van gol. Pure quello del Barcellona all'ottantesimo, ottantesimo, cioè, ricordatevi bene questa data che vi servirà. Pure quello molto fortunoso, diciamo un tiro di Lewandowski che è andato lento in esordio verso la porta, il portiere da tutta un'altra parte, sta proprio quello. Poi si arriva al momento clou, 88esimo, arriva il gol dell'Inter di Gosens, gol molto intelligente direi, molto intelligente da parte dell'Inter, e poi arriva il 3-3 del Barcellona con un gol pazzesco di Robert Lewandowski. Un gol veramente pazzesco al 93, 90esimo, 91esimo mi sembra. E poi un'ultima cosa che c'è da dire su questa partita: cosa ha sbagliato l'Inter al 93esimo? Cosa ha sbagliato l'Inter? Si è mangiato un gol, non so chi era, non ho visto bene chi, ma si è mangiato un gol clamoroso. Poi possiamo parlare del Napoli. Ora Napoli-Ajax. Io sono una cosa, voglio dire, che gol ha fatto, cioè che. È mostruoso, il Napoli è mostruoso, il gol bellissimo, il gol di Lozano, perché è stato molto intelligente, con un bellissimo passaggio di Zielinski, ma che spettacolo il gol di Raspadori, e che spettacolo anche Kvaratskhelia è devastante sulla fascia, fa quello che vuole. Non lo fermi, fa quello che vuole, non lo placchi, non lo placchi. E poi ha fatto un golasso a Raspadori lì. E ora diciamo che ormai facciamo il punto sulle italiane. Ormai l'Inter se la sta ancora giocando per la qualificazione. Il Milan ancora se la sta giocando. Il Napoli è qualificato. Juve non si qualificherà. Spero per l'Europa, ma manco l'Europa League. Questo è il punto sugli italiani. Oggi ci sarà l'Europa League, ci sarà Europa e Conference League, ci sarà la Fiorentina contro le Hertz, mi sembra. Lazio, non lo so, e c'è anche la Roma contro il Real Betis, che ha perso l'altra volta. Ragazzi, spero il video vi sia piaciuto. Ci vediamo con un prossimo video. Vedetemi voi qua sotto nei commenti. Ah, ultima cosa da aggiungere su Napoli Ajax, non l'ho scordato. Secondo me il Napoli, il rigore al Napoli che poi ha fatto col Kvaratskhelia non c'era. Perché il braccio di Timber era attaccato al corpo. E un'altra cosa è che il rigore dato all'Ajax secondo me c'era. Perché il difensore, se non mi sbaglio, Juan Jesus, mi potrei anche sbagliare, non me lo ricordo, ovviamente lo piglia per il collo e lo butta giù. Non capivo se ha fatto una mossa di wrestling o voleva solo difendere. La prende per il collo, boom, me la butta giù. E si chiede il rigore netto, a Brobby. Detto questo, ditemi voi cosa ne pensate dei rigori dati. Se secondo voi è rigore quello del Napoli, quello del Napoli è rigore quello degli Ajax no, oppure come ho detto io quello del Napoli non è rigore quello dell'Ajax sì. Voi scrivetelo qua sotto nei commenti se è. Scrivetemi anche secondo voi. Se le italiane, le quattro italiane Champions, le due in Europa League e la Fiorentina in Conference andranno alla fase successiva, che ne so, il Milan va in Europa League, la Juve resta a casa, l'Inter e il Napoli passano, oppure la Roma va in Conference League, la Lazio resta in Europa League, la Fiorentina arriva ultima nel girone e non si qualifica. Terza, ultima. Ragazzi, ditemi questo tre come cosa ne pensate voi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao!